Arrivano le ultime anticipazioni, la promessa dalla Spagna, ora la sua quarta stagione. Nelle 5 puntate in programma questa settimana, Yana e Manuel arriveranno all'eremo per sposarsi. Manuel dunque ha convinto il nuovo prete di Luyana a celebrare il suo matrimonio in un luogo segreto. Un lieto fine tanto atteso ma che potrebbe riservare un colpo di scena. La morte di Gregorio aleggia come un'ombra scura e con essa i tanti misteri che porta. La promessa anticipazioni, Gregorio muore. Svolta nelle trame della soap, con la misteriosa morte di Gregorio. Pia, che si sta ancora nascondendo nella capanna di Ramona per sfuggirgli, è stata avvisata di ciò che è successo. Nonostante il suo aguzzino non ci sia più, verrà comunque invitata da Romulo ad agire con prudenza. Gregorio è stato ucciso, questa è l'unica certezza, ma da chi? Il sergente Burdina, uno dei nuovi protagonisti della quarta stagione. Arriverà alla promessa per indagare e si renderà conto che ognuno, in quella villa, avrebbe avuto un buon motivo per freddare il maggiordomo. Yana e Manuel fremeranno pensando al giorno del loro matrimonio, un sogno che mai avrebbero pensato di realizzare. L'atteso momento arriverà. Yana e Manuel arrivano in chiesa per il loro matrimonio. Manuel ha convinto il nuovo prete di Luyana a celebrare il suo matrimonio con Yana in gran segreto. Si tratterà di una funzione semplice e senza nessun parente o amico. Poco importa, ciò che conta è unirsi per sempre alla donna che ama. Manuel sarà vestito di blu mentre Yana con un abito bianco molto semplice. Per non farsi riconoscere, arriverà al luogo segreto coperta da un lungo mantello scuro. Anche la chiesetta sarà addobbata al minimo, con una delicata corona di fiori lilla sulla porta. Si guarderanno a lungo e poi, tenendosi per mano, saranno sul punto di aprire la porta del chiostro. Nel frattempo, il sergente Burdina tempesterà di domande ai domestici, certo che qualcuno abbia informazioni importanti sulla morte di Gregorio. Un nefasto evento che potrebbe spezzare, ancora non sappiamo in che modo, il sogno d'amore di Yana e Manuel. Manuel non è così coraggioso come sembra. Manuel ha sempre ubbidito ai suoi genitori, perdendo gli anni migliori della sua gioventù perché costretto a sposare una donna che non amava pur di salvare il patrimonio e la nomea dei Luyan. Nella soap è dipinto come un eroe romantico, coraggioso e ribelle. Ma le cose non stanno proprio così. Se Ximena non si fosse tolta la vita, avrebbe avuto il coraggio di arrivare all'altare con Yana? Manuel aveva già avuto l'opportunità di lasciare tutto e ci riferiamo alla sua fuga romantica sulla spiaggia. Invece, è tornato come un bravo bambino, tenendo il piede in due scarpe,